Ciao! Se mi seguite su Instagram già sapete quanto io ami le maschere per il viso, sia quelle fai da te che quelle già pronte. Quindi finalmente in questo video vi mostro tutte le maschere per il viso che amo alla follia. Ho deciso di suddividere questo video in due parti perché ho tantissime maschere da mostrarvi. Ho deciso di fare questo video perché sui social, quindi su Facebook, ma soprattutto su Instagram, mi chiedete spesso di consigliarvi delle maschere viso valide. Quindi eccomi qui! Vi mostrerò maschere viso classiche e di tessuto adatte ad ogni tipo di pelle. Così potete trovare sicuramente quella che fa per voi. Quindi se avete già premuto iscriviti qui sotto al video, così mi aiutate a crescere, io ne sarei felicissima. Possiamo iniziare con la prima maschera. La prima maschera che vi mostro è quella ai sali del Mar Morto dell'azienda Montagne Jeunesse. Questa è una maschera adatta a chi ha la pelle grassa. Ha una profumazione piacevole, molto delicata. All'interno ha argilla bianca, sali del Mar Morto, olio essenziale di lavanda e di bergamotto, che quindi sono purificanti e sebori equilibranti. Pulisce proprio la pelle dalle impurità e aiuta ad aprire i pori ostruiti. Lascia la pelle veramente luminosa e morbidissima e aiuta anche a seccare i brufoletti e a minimizzare i punti neri. Questa maschera si può trovare all'Ipercop, da OVS e anche online. Io solitamente acquisto tutte le maschere di questa azienda su Amazon e magari nel box informazioni sotto al video vi metto il link alle pagine su cui potete trovare le maschere di questa azienda, che hanno un inci veramente molto molto buono. La cosa che mi piace di queste maschere è che l'elenco di tutti gli ingredienti è indicato con colori diversi, o meglio, tutti gli ingredienti di origine naturale sono indicati con il colore verde, mentre gli altri con altri colori, ad esempio l'azzurro oppure il rosso. Questo ci permette di capire subito se l'inci è buono oppure no, e nel caso di tutte le maschere di questa linea, o meglio la maggior parte di queste maschere, l'inci è veramente molto buono. Un'altra maschera che mi piace tantissimo è questa, sempre di Montagne Jeunesse, è ai frutti rossi e ai mirtilli ed adatta alla pelle normale e mista. Ha un colore rosa che mi piace tantissimo, è super fashion, vabbè, al di là di questo, comunque ha anche un profumo di frutti rossi buonissimo, mi ricorda tantissimo lo yogurt ai mirtilli. Appena la applico sulla mia pelle ha un effetto un po' strano, nel senso che tende a scaldarmi il viso, però questa sensazione fortunatamente svanisce immediatamente. Nell'arco di 10-15 minuti la maschera si secca e quindi possiamo andare a sciacquare il viso. Il viso è visibilmente idratato e morbidissimo, ma l'effetto si vede ancora di più dopo qualche ora dall'applicazione. All'interno ci sono appunto gli estratti di frutti rossi, di mirtilli, l'aloe vera, tutti ingredienti che vanno ad idratare tantissimo la nostra pelle. Con tutte le maschere di Montagne Jeunesse, anche se sono maschere monodose ma contengono tutte 15 grammi di prodotto, potete riuscire a fare tranquillamente 3 o 4 applicazioni. Questa maschera mi ha risolto tantissimi problemi ed è la maschera di Bio Vegan Skin Food al mirtillo rosso. Questa è adatta a chi ha la pelle da normale a secca, ma anche a chi ha la pelle molto sensibile. Una mia amica che soffre di dermatite atopica, dopo averla applicata diverse volte, ha avuto degli ottimi benefici anche appunto sul suo disturbo. Quindi non prendetelo per oro colato, però vi voglio solo trasmettere questa informazione che magari può esservi utile. Questa è una maschera in tessuto molto idratante con estratto di mirtillo e anche con acido ialuronico, che quindi oltre ad essere idratante ha anche un effetto anti-age. A fine applicazione la pelle si vede subito che è morbidissima, luminosa, molto nutrita. Io ho cominciato ad utilizzare questa maschera in particolare in un periodo della mia vita in cui avevo sempre il mento secco e il naso secco,
non riuscivo a sistemare questo problemuccio, diciamo. E fin dalla prima applicazione di questa maschera di tessuto, a me è sparito tutto quanto, quindi va veramente a nutrire in profondità la pelle e a renderla morbidissima. Io ho risolto quel problema grazie a questa maschera. Ha un profumo molto leggero e fruttato e le dimensioni della maschera sono abbastanza grandi in modo tale da potersi adattare alle varie forme del viso. Ora vi mostro una maschera di cui vi ho già parlato in questi anni perché la utilizzo da tantissimo tempo ed è questa rivitalizzante di Lavera adatta alle pelli secche. Nonostante sia una maschera molto nutriente, va a nutrire la pelle in profondità senza ungerla, quindi non va ad appesantirla, ma va a renderla morbidissima, vellutata e realmente nutrita. Quindi se avete la pelle molto secca, questa è una maschera perfetta. Infatti all'interno ha il burro di karité, l'olio di macadamia, l'olio d'oliva, quindi tutti ingredienti nutrienti e che vanno ad illuminare proprio l'incarnato. Essendo un prodotto molto delicato, io lo consiglio anche a chi ha la pelle molto sensibile e reattiva, perché va a svolgere anche un'azione lenitiva e calmante. E grazie a tutti gli ingredienti che ci sono all'interno, che sono veramente tanti e tutti naturali, quindi c'è l'estratto di rosa, c'è anche l'olio di mandorle dolci, insomma ci sono tantissimi ingredienti molto molto buoni all'interno di questa maschera, va a rivitalizzare la pelle e a migliorarne anche l'elasticità. Anche con quest'altra maschera, sempre di Montagne Jeunesse, che si chiama proprio frullato di frutta e il profumo c'è tutto, mi trovo benissimo. Questa è adatta soprattutto a chi ha la pelle mista e secca. È di colore rosa e questo è dato anche dal fatto che all'interno abbiamo lampone, pesca, melograno, mango e albicocca. Quindi tutti ingredienti ricchi di vitamine che vanno a reidratare la nostra pelle e ad illuminarla tantissimo. La pelle è fin da subito vellutata e morbidissima, ve ne accorgerete veramente immediatamente, subito dopo aver sciacquato il viso, e questa maschera la potete utilizzare per 3 o 4 applicazioni, quindi anche se è monodose non importa, c'è tantissimo prodotto. Un'altra maschera che è entrata fin dalla prima applicazione fra le mie maschere preferite in assoluto è questa al cioccolato, sempre di Montagne Jeunesse. Questa maschera ve l'ho mostrata fra le storie di Instagram qualche giorno fa e ha scatenato tantissime domande da parte vostra, perché volevate sapere com'è, come l'inci, se funziona. Allora, questa è una maschera adatta soprattutto a chi ha la pelle mista e grassa, però vi dico la verità, io l'ho utilizzata anche in un periodo in cui avevo la pelle piuttosto secca e non mi ha mai seccato ulteriormente la pelle. Si sente leggermente la pelle che tira dopo averla applicata se avete la pelle secca, però risolvete tutto con una crema abbastanza nutriente. Ha un profumo pazzesco e sembra di spalmare sul viso la cioccolata. Infatti all'interno ha proprio anche la cioccolata che va a nutrire la pelle e va ad illuminarla tantissimo. L'unica controindicazione di questa maschera è che fa venire voglia di assaggiarla letteralmente, oppure vi fa venire fame di cioccolato. All'interno contiene burro di karité che va a nutrire la pelle, i sali del Mar Morto che vanno a purificare la pelle, ma anche tanti altri ingredienti molto buoni per la nostra pelle. A me piace tanto perché va a seccare anche i brufoletti e va a minimizzare i punti neri, lasciando la pelle morbidissima, liscia e vellutata. Un'altra maschera che adoro letteralmente è questa, le bacche di Goji, sempre della marca Bio Vegan Skin Food. È una maschera in tessuto anche in questo caso ed è una maschera anti-age, quindi adatta sia a chi ha la pelle matura sia a chi vuole prevenire l'invecchiamento della pelle. Quindi a mio parere è adatta soprattutto dai 28-30 anni in su. Lascia la pelle liscia, vellutata e si vede che è molto più compatta e si sente anche molto più elastica. Oltre ad avere un effetto anti-age, ha anche un effetto idratante e illuminante immediato. Anche questa maschera di tessuto ha delle dimensioni piuttosto grandi, in modo tale da poter adattare la maschera anche alla forma del nostro viso. Bene, miei cari e miei cari, ho terminato la prima parte delle mie maschere viso che amo alla follia.
Spero tanto che vi sia piaciuto questo video, spero tanto di esservi stata utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e scrivetemi fra i commenti se già avete provato queste maschere e come vi siete trovate e trovati. Inoltre, se vi è piaciuto questo video e non volete perdervi i prossimi, allora premete su iscriviti sotto a questo video e premete anche sul campanellino. Ogni volta che caricherò un video vi arriverà via mail la notifica. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!